Gianmarco Centinaio, la Lega Nord chiede ancora una volta al ministro Alfano di sospendere l'operazione Mare Nostrum. Sì, ancora una volta il ministro Alfano evidenzia tutta la sua incapacità, e mi spiego meglio. Nelle scorse ore, a margine di un evento, a seguito di quello che sta succedendo nei vari centri di accoglienza, il ministro Alfano ha dichiarato alla stampa, forse ormai stanco del suo ruolo e della sua incapacità, ha dichiarato alla stampa che non possiamo accoglierli tutti. È quello che noi stiamo dicendo ormai da anni, è quello che stiamo chiedendo a gran voce, non solamente noi parlamentari, ma lo stanno chiedendo i nostri militanti, i sostenitori e tutte le persone che sono anche vicini alla proposta politica che sta facendo la Lega in questo periodo. E a questo punto noi lo richiediamo un'altra volta al ministro Alfano: sospendiamola questa operazione Mare Nostrum, sospendiamola, cerchiamo di trovare delle soluzioni alternative che non ledano la dignità, il diritto e tutto quello che è anche la eventuale accoglienza di chi ha realmente bisogno. Però non possiamo andare avanti così, il progetto che ha portato avanti il duo Renzi-Alfano è fallimentare su tutta la linea, è fallimentare per quanto riguarda l'arrivo e quindi gli sbarchi degli extracomunitari e dei clandestini irregolari, è fallimentare anche per quanto riguarda la gestione poi quando sono in Italia, quando sono sulla terraferma. E quindi a questo punto ad Alfano glielo diciamo, glielo ripetiamo, basta, chiudiamo questa operazione fallimentare, o al massimo chiudiamo l'esperienza di Alfano da ministro degli interni.